Onda Libera oggi è al Teatro della Concordia di San Costanzo, dove ci saranno le consegne della Campana d'Oro al San Costanzo Show e delle benemerenze civiche a dei cittadini che si sono particolarmente distinti in vari ambiti, in Italia e all'estero. Sindaco, ci può spiegare un pochettino come è nato e perché è nato questo evento? Allora, c'è una filosofia precisa dietro a questo premio. Innanzitutto, da prima è nato il premio Campana d'Oro. Campana d'Oro perché in qualche modo richiama il nome di ex Monte Campanaro, che era l'antico nome ovviamente della nostra cittadina San Costanzo. Il premio Campana d'Oro nasce in realtà nel 2008 con un intento preciso della nostra amministrazione, cioè quello di celebrare quei cittadini, ma non solo, anche chi non è più cittadino di San Costanzo, che però attraverso loro azioni concrete nel campo dell'arte, della cultura in genere, dello sport, eccetera, abbiano in qualche modo portato in alto e reso ancor più famoso il nome della nostra cittadina San Costanzo. A questo oggi si aggiungono anche una serie di benemerenze civiche che andiamo a dare appunto a cittadini, molti dei quali tra l'altro anche molto giovani, che hanno ottenuto dei successi in ambito sportivo, per degli atti di eroismo con i quali si è dimostrato un fortissimo senso civico, per delle aziende agricole del nostro territorio che si sono distinte in mostre, eccetera. Quindi spaziamo veramente a 360 gradi, oltre che per l'impegno della nostra cittadina ad esempio nel campo della legalità, quindi avremo uno dei collaboratori addirittura del magistrato Falcone. Quindi davvero uno spaccato di quella che è la nostra realtà cittadina, e l'obiettivo è sempre lo stesso fondamentalmente, è da anni che stiamo portando avanti questa sorta di fil rouge della nostra amministrazione, cioè rendere edotti tutti i cittadini della bellezza dell'essere sancostanzesi e della ricchezza che è racchiusa proprio all'interno del nostro paese, e quindi questo è quello che ci proponiamo di fare attraverso il premio Campana d'Oro e le benemerenze civiche che diamo proprio oggi, anche in una giornata che è simbolica, proprio perché domani avremo anche la Sagra Polentara che arriva addirittura, udite udite, alla 199esima edizione, quindi sta per festeggiare, quest'estate a luglio li festeggerà i 200 anni, e quindi ovviamente sono due giorni di festa particolarmente intensa per il nostro paese. Grazie. Grazie a voi.